questa è la nostra cucina che cuciniamo qui. Questa è la stanza che la notte dormiamo. E questa è la bandiera dell'Afghanistan. Abbiamo fatto una moschea per pregare. Noi ci preghiamo 5 volte al giorno e quindi ci preghiamo qui. Noi come medici per i diritti umani seguiamo la situazione dei profughi afghani dell'Ostiense da più di 4 anni e siamo testimoni delle drammatiche condizioni alloggiative, igienico-sanitarie in cui queste persone estremamente vulnerabili che affrontano un viaggio terribile per arrivare fino in Europa sono costrette a vivere nel pieno centro di Roma. Parliamo appunto di centinaia di profughi afghani, molti di essi richiedenti asilo o già titolari di protezione internazionale, tra di essi si trova anche un numero rilevante di minori e le condizioni in cui vivono, appunto come dicevo, sono assolutamente inaccettabili. Questo è il bagno che loro praticamente, c'è un tubo lì che viene acqua, loro piena acqua e fanno doccia qui. E l'acqua non è da bere, solo fanno la doccia per... Loro vanno, mi sa, più lontano da qui, quasi 1 chilometro, 1,5 chilometri. In Pashto e Farsi, in tutti e due lingue, che guarda i ragazzi, non bevete quest'acqua perché non è pulito. Lui praticamente era un autista lì. Però come autisti i talebani lo chiappano, che guarda devi portare qua, là. Al fine c'è un problema che non ti fidano, che tu vai e dici guarda che io ho portato gente lì, lì lo sparano. Per quelli motivi, su tanti altri motivi, così lui si è scappato qui. Per arrivare in Italia appunto si passa da tutta una serie di paesi, per ultimo ci si imbarca in Grecia, sui traghetti, nascondendosi sotto i tir o dentro i tir, quindi un viaggio estremamente pericoloso. Prima Pakistan, dopo Iran, dopo di Turchia, Turchia e Grecia e Grecia e Italia. Da prima volta non lo so, 4-5 mesi così. Abito qui 1 anno, non c'è acqua, non c'è mangiare, tanti problemi. Sì, sempre 50 persone hanno i problemi di mal di testa. D'inverno le patologie più frequenti sono le infezioni respiratorie legate al freddo e durante tutto l'anno e in particolare d'estate anche le malattie della pelle, le infezioni della pelle legate appunto all'assenza di acqua e di servizi igienici. Nel momento in cui partono dal loro paese sono delle persone in perfette condizioni di salute, quindi le patologie che noi abbiamo riscontrato su questi ragazzi sono patologie legate alle loro condizioni di vita qui in Italia. Ci stanno alcuni ragazzi, per esempio da 2 anni e mezzo, 3 anni stanno qui, ogni volta che vanno a questura, loro senza guardarla, direttamente ti scrive dopo 6 mesi vieni, ma tu guarda una volta che questo ragazzo è venuto 10 volte, ogni 10 volte tu dai dopo 2 mesi, dopo 6 mesi, ma come fa? Questo non lavora, se tu dai un documento, almeno con lingua va bene, non si lavora, però con mani sì, se non capisci italiano il lavoro si fa, perché ci stanno i ragazzi che hanno i mestieri a mani. Uno è meccanico, uno è pizzaiolo, uno è cuoco. Invece non c'hanno i documenti pure. Da 1 mese e mezzo è stata tagliata l'acqua. Quindi con il caldo e la mancanza di acqua potabile la situazione anche dal punto di vista della salute dei profughi si è ulteriormente aggravata. Poi il proprietario di questo palazzo ha detto che questa acqua è di loro. Loro ha detto che no, noi non vogliamo dare, perché loro vogliono proprio lasciare questa via libera. Loro, una persona italiana le ha detto che lascia questa strada, lasciata. Anche io ho detto dove io ho andato, che io ho lasciato questa strada, dove abito. Anche tante persone vado a Camunia per domanda per campo, centro accoglienza.
anche loro hanno detto che niente. E invece da salvarle gente vogliono cacciare via da qui. Se loro se ne vanno, finiscono qua, non abitano qui, dove vanno? A mezza strada. Dopo è un altro problema, viene i carabinieri, sposta da qui, là, un altro casino questa. Così là andiamo a venire a mettere gli casi. Ovviamente consegnare queste taniche d'acqua è un gesto simbolico. Speriamo che quest'acqua basterà per pochissimo tempo. Riteniamo che sia una cosa gravissima il fatto di aver tolto l'acqua potabile alle persone che vivono qui. E ancora più grave è il fatto ovviamente di non dare loro un alloggio. Quindi si parte da quello, no? Dal presupposto che queste persone sono quasi tutte rifugiate politiche e dovrebbero avere un alloggio. Oltretutto togliere l'accesso all'acqua potabile è un crimine, secondo me, contro l'umanità. Quindi diciamo che ci troviamo nel centro di Roma, a un chilometro di distanza dal Colosseo, con un campo profughi che non soddisfa nessuno dei criteri minimi di accoglienza stabiliti dall'ACNUR, l'Organizzazione delle Nazioni Unite per i Rifugiati, a livello internazionale per i campi profughi. Per assurdo i campi profughi in Darfur e in Pakistan hanno degli standard minimi di accoglienza superiori a quello dell'insediamento qui dell'Ostiense.